Ragazzi, quello di cui vi sto per parlare probabilmente cambierà il vostro modo di utilizzare i filtri per sempre. E quando Freewell mi ha contattato per provare in anteprima mondiale questo suo nuovo kit, beh, non avevo aspettative, ma sono state completamente superate. Vi sto per presentare la soluzione definitiva, l'ultimo kit di filtri che comprerete da qui a probabilmente per sempre. Sigla. Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale. Allora, partiamo con delle dovute precisazioni prima di iniziare a introdurvi uno di quelli che sono i prodotti che mi piacciono, quelli rivoluzionari che si adattano a ogni esigenza. Freewell non mi ha pagato per questo video, ma ha semplicemente mandato i filtri e mi ha detto provali e se ti piacciono parlane al lancio. Oggi è il giorno del lancio e se questo video esiste vuol dire che sono stato veramente veramente felice di aver provato questo tipo di prodotto. Un paio di introduzioni per chi arriva magari al mondo dei filtri, si avvicina al mondo dei filtri e non sa bene che cosa sta cercando. Esistono vari tipi di filtri, io ne ho già parecchi della Freewell, tra l'altro mi sono anche comprato, sono tutti ND in questo caso, ma non esistono solo i filtri ND, esistono filtri ND fissi, variabili, esistono i filtri mist che avete visto magari nelle foto che danno quell'effetto un po' glow, esistono i CPL che permettono di tagliare la luce in modo da annullare i riflessi piuttosto che far vedere l'interno di un lago e non il riflesso che c'è sul lago, insomma esistono veramente una miriade di filtri con vari prezzi, forme, dimensioni, eccetera eccetera eccetera. Parlare di filtri ND per quanto mi riguarda è sempre molto delicato perché le caratteristiche principali sono due: o si comprano ND fissi e si va abbastanza sul sicuro, ma per chi vuole comprare, come nel mio caso, filtri ND variabili, che quindi permettono di avere una variazione che va da 2 a 5 stop solitamente o maggiore nel caso si comprino filtri maggiori, ma ve li sconsiglio, si va sempre ad incappare in filtri molto economici che quindi hanno forte prevalenza di X, aberrazioni cromatiche, grossissime quantità di colore e di cromie che non sono quelle reali, ma appunto vanno a introdurre del verde, del viola, del blu in base ai vari tipi di filtri, e poi appunto sono di scarsa qualità. Io ho provato diversi filtri, ve ne ho già parlato in vari unboxing passati, ma quelli della Freewell mi sono sempre sembrati la soluzione migliore nel rapporto qualità-prezzo che più mi hanno soddisfatto. Hanno una leggera cromia sul verde, e questo ne sono consapevoli, fare filtri ND senza dominanti di colori è praticamente impossibile, ma io sono rimasto sempre molto soddisfatto, ve ne ho sempre parlato strabene. Questi qua sono i miei ND che ho veramente strautilizzato, in questo caso sono da 2 a 5 stop, che avete visto nel documentario dell'Iron Dames, erano sempre sopra, ma in tutti i miei video praticamente giro sempre con questi montati sulle lenti. Sono da 82. Freewell in passato mi mandò anche la versione ND Mist, che quindi ha sia il Mist che l'ND, ma quello che vi farò vedere oggi è una rivoluzione per quanto mi riguarda, perché mette tutto insieme in un unico pack. Quindi vi faccio vedere quello che è questo prodotto e ve lo spiego man mano nel corso del video del perché effettivamente è rivoluzionario. Allora, vi arriva all'interno di questo comodo case che ha appunto al suo interno vari filtri e soprattutto la cosa che manda avanti tutto quanto, che è questo anello qui. Questo anello qui permette non solo ovviamente di avvitarsi alla lente, ma bensì proprio di creare quello che è il filtro definitivo, il filtro adatto a ogni vostra esigenza. Vi faccio vedere. Allora, innanzitutto montiamolo sopra la nostra macchina. In questo caso ho bisogno di uno step down che mi porti il filtro da 82, perché li ho fatti arrivare da 82 e io vi consiglio sempre di comprarli il più grande possibili. Ci sono per ogni tipo di diametro, ma io vi consiglio di comprarne uno da 82 o da 95 nel caso in cui utilizziate lenti RF, perché sono quasi tutte col diametro, mi sembra, massimo a 92. Comunque vi conviene, se usate anche lenti cinema, comprare il 95 e poi andarlo ad adattare con tutti gli step down possibili. Si va a montare questo appunto anello base e poi su questo anello base si possono cominciare ad andare ad aggiungere i propri filtri. Qual è la cosa figa? È che voi con un solo kit potete costruire il vostro filtro definitivo. Vi faccio vedere. All'interno della scatola di base trovate questi due filtri qui. Uno è il base ND, cioè quello che permette fondamentalmente di creare un ND variabile, quindi questo è il filtro che noi andremo a mettere come primo step sulla nostra lente, oppure il variabile ma mist. Questo è un filtro mist che noi possiamo andare ad applicare alla nostra lente e avere su qualsiasi obiettivo un filtro effettivamente mist, quindi che vada a creare questo effetto di luci morbide, arrotondate, molto più cinematografiche, chiamiamolo così. Si usa tantissimo nel cinema appunto, ma è venuto fuori in questo periodo e lo stanno usando tutti. Quindi andiamo ad applicare ad esempio il nostro filtro, in questo caso il VND Base, quindi abbiamo già
di base un piccolo ND davanti alla nostra lente, ok? Tutto magnetico, quindi non dovete più avvitare nulla, potete semplicemente poi andarlo a togliere così in maniera iper rapida, iper veloce. Ma la cosa figa è che all'interno di questo case vi arrivano altri due filtri più grossi che si vanno ad applicare appunto sopra. Eccoli qui. Uno è un ND da 6 a 9 stop variabili, oppure un ND da 32 CPL. In questo caso, se volete utilizzare il CPL e l'ND da 32, vi basterà togliere il variabile da qua sopra, applicarci questo sopra, vedete in un secondo si applica e avrete il vostro ND da 32. Se invece lo girate, avete un ND variabile da 6 a 9 stop. E via dicendo, la stessa cosa succede con questo qua, che è da una parte solo CPL, quindi vi basterà togliere tutto e avrete il vostro CPL montato su. Se lo girate, appunto, nella scritta esterna è quella che va scelta, avrete un filtro ND variabile da 2 a 5 stop. La cosa figa è che essendo tutto magnetico, ovviamente voi potete staccarlo e utilizzare senza ND, riappiccicarlo e avere il vostro ND variabile, ma la cosa più bella di tutte, ed è quella che forse rivoluziona tutto quanto, è che voi potete andare a smontare tutto e a creare poi qualcosa di nuovo. Vi faccio un esempio, a me servirebbe solamente avere un ProMist, perché in questo momento ho bisogno del ProMist perché sono in una zona buia. Monto il mio ProMist qui, tuc, eccoci, e qui abbiamo il ProMist montato sopra. Nel caso in cui poi ci sia parecchia luce, in un secondo io ho un ND da 2 a 5 stop variabile montato su. Entro in una zona più buia e mi serve solo il mist, tolgo, ho solo il mist, rimonto. Al che a un certo punto, venendo conto che dal 2 al 5 non basta, smonto, metto dal 6 al 9 e ho più stop. Mi accorgo che devo fare una lunghissima esposizione, giro, ho un filtro da 32, mist, tutto quanto in un unico case e ogni volta non devo smontare, rimontare, fare e disfare, eccetera. Perché mi è piaciuto tanto questo prodotto? Per due motivi. In primis, la velocità. Vi potete creare il vostro setup, sapete che io sono un gran fan della modularità, quindi questo è un setup vostro, che solo voi andate a mischiare, ad accrocchiare per riuscire a comporre varie cose. Potete anche andarli a sommare, magari potete mettere il mist e poi un filtro da 32 e sopra un CPL. Potete costruire il vostro filtro man mano andandoci ad aggiungere appunto più pezzi uno sopra l'altro, vedete? In questo modo avete sia un filtro che un CPL sopra, piuttosto che andare appunto a girarlo e costruire un ND da 2 a 5, ma che poi diventa anche con un ulteriore 6-9 sopra, in modo che effettivamente questo sia un setup quasi definitivo e la vostra macchina possa effettivamente creare cose uniche nel loro genere. Non si vede praticamente nulla, ma magari per chi fa lunghe esposizioni può essere una combo finale devastante. Ma la cosa più figa è che facendo così voi avete tolto tutto e avete solamente davanti magari appunto il vostro mist che vi serve per fare le foto. Insomma, una delle cose che mi piace di più appunto è la modularità, la possibilità di adattare a ogni vostra esigenza questo tipo di filtro, che per me è fondamentale perché deve velocizzare il lavoro. Se ogni volta dovessi svitare, avvitare, fare, disfare, prendere il VND, toglierlo, ma poi in realtà non mi serve l'ND ma mi serve solo il mist, però purtroppo mi abbassa di due stop, mentre così posso creare il mio setup definitivo, quello che effettivamente mi serve, che sapete che per un filmmaker run and gun come nel mio caso, ma forse anche per un fotografo che vuole essere un pochino più veloce, può essere davvero la soluzione definitiva. La seconda cosa migliore di tutte è ovviamente il fatto che costa poco se paragonato a tutto ciò che è il mondo dei filtri variabili e soprattutto mist, eccetera eccetera. La cosa figa è ovviamente il prezzo. In rapporto qualità e quantità di filtri costa pochissimo. È una campagna Kickstarter, l'unica cosa che forse può far storcere il naso un po' tutti, però comunque Freewell è un'azienda rinomata, ecco, non è che sono appena arrivati nel mondo, quindi c'è la garanzia che le cose arrivino, e $300 per il kit completo. Finiti i primi 1000 pezzi, passerà a un set di 2000 pezzi a $350. Infine, come costo finale, sarà di $400, quindi potete risparmiare $100 se lo comprate al lancio e credete al progetto e lo supportate in modo che loro possano far partire tutto quanto. Ma insomma, a mio avviso, se siete filmmaker che vogliono avere un set di filtri che si possa definire definitivo, perché poi magari non andate più a comprarli perché questo praticamente fa tutto, oltre al fatto che sono oleofobici, acquafobici, tuttofobici, anti-scratch, anti-qualsiasi cosa, quindi sono veramente costruiti bene. Per chi mi conosce bene sa che non è che l'attrezzatura la tratto benissimo, quindi se vi dico che non hanno un graffio, un niente, vuol dire veramente che sono fatti stra bene. Questo può essere veramente il kit definitivo. Considerate che se vi comprate questi qui a parte, il kit da 2 a 5 stop e da 6 a 9 stop, quindi i due variabili di Freewell, andrete già più o meno a spendere €200, quindi alla fine aggiungere €100 in più per avere tutto questo moltiplicato per i filtri variabili, i filtri fissi e gli ND col mist e senza mist, il CPL eccetera, fanno veramente la differenza. Quali sono le criticità?
di questa cosa. In primis potete comprare solo tutto il kit, quindi non potete comprare solo il misto, solo quello, ma direi che questo è il problema minore. La seconda cosa sono le dominanti cromatiche. Allora, come vi dicevo all'inizio, non esistono filtri variabili senza dominanti cromatiche. Anche questi qua ce li hanno, così come ce l'hanno tutti i Freewell, tendono un po' al verde. A me sinceramente piace molto l'effetto finale che state vedendo adesso non post prodotto, è veramente molto carino. La cosa che vi posso dire è che con la mia Sony io semplicemente aggiungo una leggera tonalità di magenta all'interno delle mie clip nel bilanciamento del bianco per riuscire a calibrare tutto e non avere quelle infiltrazioni cromatiche così evidenti. Tuttavia vi posso garantire che su ogni filtro che io abbia provato nella mia vita c'è sempre delle dominanti. Questi qua non hanno alcuna X o alcun tipo di artefatto strano, vignette eccetera, hanno solamente questa dominante leggermente verde iconica di Freewell che per quanto mi riguarda vale la candela. Ripeto, l'aggiustate leggermente prima e siete a posto, soprattutto se girate magari non in log e quindi volete già un file bello pulito come facciamo noi. Come vi dicevo, all'interno del sito trovate tutte quante le informazioni, video che vi spiegheranno ogni singola cosa. Ci sono filtri di ogni dimensione. Io vi consiglio o gli 82 come quelli che ho preso io oppure i 95, ma quelli di 95 richiedono magari tanti step down, benché tutto sia compatibile con qualsiasi step down sulla faccia della terra. Il mio consiglio è evitate di metterne troppo, perché ovviamente più il filtro è lontano dalla lente peggio è, quindi se potete farlo prendete quelli da 82 in modo che con 2-3 filtri step down più o meno avete coperto ogni possibile lente, ogni possibile diametro. Basta, questo è quanto, un video super semplice, una recensione di un prodotto che ci è veramente piaciuto tanto e che fa parte del nostro studio e che utilizziamo ogni giorno. Veramente ragazzi, siamo super soddisfatti di questo prodotto bellissimo, che sempre più aziende cominciano a costruire cose che si vadano ad adattare, quindi ringrazio Freewell per aver creduto nel canale, averci mandato questo prodotto in anteprima che utilizziamo ormai da quasi 2 mesi. Abbiamo qua e niente, vi arriverà ovviamente tutto quanto in questo comodo case che vi permette di gestire tutto. Sopra c'è anche ovviamente un tappo che permette in ogni caso sempre di chiudere tutto e di portarvelo in giro. Unica pecca che questi magneti sono forti, ma a volte troppo forti e non riuscite magari a togliere sia l'ND che il tappo insieme, quindi a volte appunto magari per riuscire a togliere il filtro dovete farlo o scivolare oppure togliere entrambe e poi prendere il filtro e portarlo via. Poi io non ho le unghie quindi questo non aiuta. Comunque veramente veramente tutto strafigo, in descrizione trovate ogni possibile informazione e mi raccomando fatemi sapere se li comprerete, ma soprattutto quale vi è piaciuto di più da tutti i filtri che vi ho fatto vedere. Basta, questo è quanto, direi che abbiamo trovato la soluzione definitiva, questo sarà il filtro ND che consiglierò per sempre a tutti quelli che me lo chiederanno. Grazie a tutti e noi ci vediamo in un prossimo video.